definitiva, si è accertato durante gli studi che il siluro non solo non è quel distruttore descritto nel recente passato, ma addirittura è riuscito a colmare quel vuoto generato dai predatori autoctoni spariti a causa delle attività umane, permettendo quindi l'equilibrio predatore-preda. Ad oggi non si conoscono specie che siano minacciate di estinzione direttamente dal siluro. E questo perché, non essendo un predatore specializzato, punta essenzialmente a predare la specie che rappresenta la biomassa maggiore. Il siluro non solo è un pesce complesso, antico e dall'etologia affascinante, ma è anche una fonte di nuove e sbalorditive scoperte. Pur essendo stato studiato dal tempo dei Greci, è sempre stato circondato da un'aura nefasta a causa del suo aspetto, della sua taglia. Queste superstizioni scientifiche hanno infettato anche gli studi condotti in un passato recente. In realtà, solo oggi, grazie a studi condotti in modo obiettivo e finalizzati alla ricerca sistematica delle sue caratteristiche, questa creatura della natura si sta svelando realmente per quello che è, e cioè un pesce, come lo sono tutti gli altri, e non qualcosa che proviene da altri pianeti, pronta a distruggere qualsiasi forma di vita sulla Terra. Il gruppo Siluro Italia è stato fiero di essere il supporto operativo e sul campo di queste ricerche e di questi sviluppi scientifici, collaborando con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo insieme al supporto della FIPSAS. Ora che siamo consapevoli che è stato l'uomo a condannare ingiustamente questa specie, sarà dovere dell'uomo dargli giustizia. Come? Beh, imparando, per esempio, a conoscerlo, prima di tutto.